Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Ci ritroviamo su Vagrant Story. Siamo verso la parte, diciamo, quasi finale del gioco, però ancora abbiamo qualcosina da fare. Per cui cominciamo subito ad entrare. Ecco, adesso, oddio, mi sono scordato di equipaggiare gli oggetti. Perdonatemi. Allora, spada bastarda. Gambali borchiati. Ok, direi che così ci siamo. Facciamo una bella forza down. Esatto. Troppo veloce. Non è un problema. Tu ti metti forza su e io ti metto forza giù. Non c'è assolutamente problema. Cioè, non funzionano gli attacchi a combo? Va bene, vorrei dire che andremo a colpi singoli. Veloce. Troppo veloce. Addirittura 142. E l'abbiamo buttato giù. Balsamo di Agrias. Balsamo usato dal cavaliere Agrias come narrato nella Zodiac Brave. Va bene. Vediamo che tipo di oggetto è. No, modifica. Equipaggio. Balsamo usato, forza 3 e 3, vabbè, allora niente di particolare, va bene, posso stare anche così. Ok, a questo punto possiamo andare a sinistra di qua o a destra. Io mi ricordo che qui dovevamo andare, se non sbaglio, prima a sinistra. O forse da destra, non me lo ricordo. Vabbè, mi fido del mio istinto, vado a destra. Qua purtroppo non mi ricordo molto, molto bene. Olè. Ora qui c'era un altro enigma. Ora ricordatelo l'altro enigma. Allora, qua se non sbaglio c'era il buco, quindi devo fare così forse. Esatto. Allora, aspettate un attimo, fatemi vedere la distribuzione delle casse.
Allora aspetta. Devo distruggere questa. In modo tale che io possa fare così. Poi possa fare così. Giusto. Devo un attimo. Allora, perché la porta, vedete, è quassù. Quindi io devo. Se io faccio così, giusto? E poi la metto lì. La posso spingere, però il problema. Allora, se io spingo. Allora, faccio un taglio, mi ragiono un po' e poi vi faccio vedere come si fa. Ok, ragazzi, credo finalmente di essere riuscito a capire che cosa bisogna fare. Allora, cominciamo così. Poi facciamo così. Vabbè. Poi così. 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 E così. Poi facciamo così. Perfetto. A questo punto distruggiamo questa. Poi fai così. 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 E così. Poi fai così. Qua state attenti perché sbagliare a spingere la cassa è un attimo. Poi una la portiamo qua. Poi. Qui rifacciamo la stessa identica cosa. E facciamo così. Così. Poi la portiamo avanti qua. Perfetto. A questo punto. Questa la spingi qua. Poi fai così. Poi fai così. Poi fai così. E poi finalmente la possiamo portare tutto avanti per riuscire finalmente a salire nella porta. Yes, ce l'abbiamo fatta. Oddio. Allora, lui non va bene. Vediamo questo. Sì, equipaggiamento down. A questo punto faccio anche una forza più su di me. Cioè una forza su di me. E come potete vedere non mi leva praticamente nulla. Va bene, non abbiamo bisogno di fare chissà quali combo. Direi che lo possiamo tranquillamente asfaltare. Sì, ha voglia. Lo possiamo tranquillamente asfaltare. Anello del titano. Che poi tra l'altro questo qua già ce l'ho. Se non sbaglio, anello del titano. Sì, anello del titano già ce l'ho. Quindi lo possiamo anche buttare. Non mi interessa. Ok, la porta è stata sbloccata. Ecco, qui c'era un forziere. Regina delle nevi, proiettile sonico, mano morta, bracciale intriso delle vane ambizioni di colore. Ok. Oh, la chiave d'argento abbiamo trovato. Sapete benissimo cosa vuol dire la chiave d'argento. Che
ci sono nuove porte che possono essere aperte finalmente. Però per prima cosa torniamo indietro. Qui adesso possiamo aprire con la chiave d'argento, giusto? Sì, però non so se effettivamente dobbiamo andare qui. Allora, prima torniamo indietro, facciamo una bella cosa, facciamo un po' di backtracking. Oddio. Però porca paletta, ti avevo attaccato, eh? Allora, fuori uno. Questo era quello che forse non potevo fare gli attacchi in combo. No, li posso fare, però sto crepando, quindi meglio curarsi. Meglio curarsi. Solid shock di nuovo. Madonna mia, quanto mi ha tolto. Va bene, non insistiamo. Proviamo giusto una catena così e basta. Olè. E l'abbiamo fatto fuori. A questo punto entriamo qui. Oh, qua c'è un'altra bella stanza con le pietre da far rotolare. Un bel enigma. Bene, adesso qua si torna a sclerare. Per cui va bene. Vediamo un po' come fare e ci vediamo tra poco. Ok, ragazzi, allora. Per il primo step bisogna fare così, quindi perfetto. Benissimo. E adesso c'è la seconda parte che è decisamente più contorta. Quindi mi metto a guardare qua la situazione e ci vediamo dopo. Ok, ragazzi, ci siamo. Quindi facciamo 1, 2, 3 e 4. Spostiamo questo, poi mettiamo il cubo di pietra davanti, infine spostiamo il cubo di legno in fondo e dopodiché possiamo aggrapparci tranquillamente. Per cui possiamo uscire con la chiave d'argento. Allora, quello è un elementale, però un elementale. Non mi ricordo di cosa. È addirittura Tarnish. Cioè, mi hanno fatto addirittura Tarnish. Ah, ma questi qua danni glielo faccio.
Ah, perfetto. Cerchiamo di farli fuori il più in fretta possibile. Veloce ho fatto. Magia Silence, questa non mi piace. Non mi piace assolutamente. Non ci credo. Bene. Oh, a questo faccio un bel po' di danno, buono. Buono, così non devo... Allora, utilizziamo gli oggetti. Dov'era quella che mi curava di 25 risk? Eccola. Disintegrato proprio. Qua possiamo andare avanti a ripetizione. No, lento. Vabbè. Vabbè. Niente, io veramente sto gioco non... troppo veloce. Sì, ma perché c'è col 50% dell'opportunità e non lo becco mai. Cioè, non è un 50%, proprio non lo becchi. Fine. Oh, finalmente. Cosa mi dai? Scudo torre e nostrum chierico, che non è male. Oh, adesso aspettiamo di ricaricare un po' il risk. Curiamoci. Ah, vero, siamo in status silenzio. Niente. Ok, equip sus è tolto. Vabbè, faccio un piccolo taglio. Aspetterò di potermi curare. E poi ci vediamo appena... appena faccio tutto. Ok, ci siamo. Finalmente mi sono curato. Il mio MP... I miei MP stanno salendo, quindi entriamo nella prossima stanza. Ho voluto recuperare perché qua mi ricordo che c'è un boss, ed è un boss maledetto, perché ha un'agilità tremenda. Aia. Eccolo il boss.
Allora, questo boss è dannatamente agile. Agile vuol dire che è molto bravo nel schivare i colpi rapidi. Per cui l'unica cosa che posso fare è utilizzare la mia forza, cioè aumentare la forza, aumentare l'equipaggiamento e tentare di trovare, se ce l'ho a disposizione, una qualche magia per abbassare l'agilità di questo tizio. Che è davvero, vedete, qua lo riesco a colpire. Però il fatto è che se uso Degenerate non posso fargli nulla e Tarnish nemmeno. Quindi diciamo è l'unica cosa che devo fare. Utilizziamo oggetti e se non sbaglio dovrei avere una qualche magia che diminuiva l'agilità. Ora non ricordo se ce l'ho. Devo controllare. Ecco, Lead Bones. Questa su di lui è fondamentale. Lui, lei, quello che è. Ecco, devi fare un Degenerate. E io immediatamente mi rimetto la forza. E dopodiché cerchiamo di farla fuori. Non ha tantissimi HP. Il problema è che evita... Eccolo, qua l'ho presa fortunatamente. Forse con questa agilità la riesco a colpire. Non ha molti HP. Allora, speriamo che qua non mi faccia... Ok, mi ha messo torpore. Quindi devo curare torpore. Ok, non è tanto forte. Mi ricordavo fosse più forte perché quando ci ho giocato da più piccolo ero più debole di adesso. Cioè, diciamo che adesso ho fatto una... Diciamo, ho fatto una crescita esponenziale. L'ho già sconfitto. Ma, ok, meglio. Mi ricordavo fosse un po' più forte. Meglio così. Mappa esplorata, 64%, ancora Berserker. MP più 2, che mi va assolutamente bene. Perfetto. Potrei curarmi? Sì, mi curo. Sì, mi curo decisamente. Levo tutti gli equipaggiamenti così... I miei MP e il mio risk diminuisce. Tanto qua non ci dovrebbero essere mostri. E adesso spunteremo davanti la cattedrale. Finalmente. Eccoci qua. La cattedrale. Olè, qui abbiamo sbloccato il punto di salvataggio. Adesso, se non sbaglio, io qua... No! Dovevo fare una cosa. Se io andavo di qua, se non sbaglio, dovevo trovarsi forse... Cos'era, un'armeria? No, cos'era? Ah, sì, il forziere. Ah, è questo qua. Madonna, me lo ricordo questo. Questo è il pupazzo. Allora, questi pupazzi, io non ci ho fatto caso. Ah, la chiave dello scrigno. Questi pupazzi, praticamente, se li sconfiggerete senza fare attacchi con le catene, permetterà alla vostra arma di aumentare l'affinità verso un determinato tipo di mostri. Ora, in questo caso, lui mi darà un'affinità pazzesca sui malvagi, quindi mi conviene tantissimo buttarlo giù. Ma siccome è una cosa davvero... di rottura di palle, farò un taglio. Però prima di ciò voglio farvi vedere prima la mia arma, l'affinità che ha con i malvagi in questo momento. Guardate, i malvagi per adesso affinità 5. Bene. Adesso, appena finirò di
far fuori questo pupazzo, vi farò vedere a che punto arriverà. A tra poco. Ok, ho finalmente eliminato il pupazzo malvagio e vedete un po' la mia affinità con i malvagi. Adesso guardate quanto è aumentata, è arrivata addirittura a 44. Esistono diversi tipi di pupazzi all'interno del gioco che ovviamente aumenteranno le affinità con i mostri ai quali sono legati. Bisognerà combattere veramente tanto perché non si possono fare le catene, quindi dovete fare colpi singoli e attaccare sempre e comunque a colpo singolo. Veramente ci si sta veramente tanto tempo, quindi vi consiglio di prendervi una bella pausa da tutto il resto e cominciare ad attaccare come se non ci fosse un domani. Ora io andrò a farmare anche gli altri pupazzi. Probabilmente vi lascerò delle piccole clip dove vi farò vedere l'ubicazione nella mappa dove si trovano gli altri pupazzi, perché credo comunque di almeno due o tre li so sicuro dove si trovano, perché so quello dove si trova quello contro gli umani, contro le bestie e contro i non morti, se non sbaglio. Quindi questi li ricordo, ve li farò vedere in un video. Se ce ne saranno degli altri che troverò più in là, ve li aggiungerò magari in descrizione o da qualche altra parte. Quindi io direi che per questa puntata è tutto. Io vi ringrazio per essere stati con me e ci vediamo alla prossima. Eccoci qua, questo è il pupazzo umano e si trova esattamente in questa posizione, nella cantina dove c'è appunto il salvataggio, mercato nero del vino. Quindi potete tranquillamente teletrasportarvi qua e affrontare il pupazzo, umano.